Amici di The Space Corner, ben trovati. Siamo in compagnia della dottoressa Sandra Savaglio, astrofisica, docente dell'Università della Calabria. Dottoressa, buonasera, benvenuta. Grazie Marco. E partirei subito dalla domanda per eccellenza: come nasce la passione per questa materia, le materie astrofisiche, per le materie scientifiche e soprattutto per lo spazio? Sì, ma sicuramente l'interesse per la matematica, che mi ha sempre affascinato da quando ero bambina, no? Questi giochi con la mente per mettere cose nel posto giusto e avere delle risposte, era veramente affascinante. Quindi per fare ricerca, per appassionarsi di scienza, la matematica ti deve piacere. E poi avere insegnanti giusti, sia al liceo che all'università. E all'università poi decidi cosa ti... Io, diciamo, ho iniziato... L'idea di fare fisica è stata al liceo e mi piaceva sia la... ero interessata alla geofisica, alla geologia, pure alla chimica, anche alla fisica. Poi alla fine ho deciso di fare fisica perché avevo un insegnante del liceo che ancora siamo in contatto, ci sentiamo. Ha 92 anni lui. Si chiama Ottavio Serra. Per cui l'interesse su tutte le materie scientifiche, sulle materie STEM di cui abbiamo tanto parlato in questi giorni, c'è stato sin da subito. Possiamo dire da buona calabrese che il cielo stellato della Sila ha avuto anche un punto... Ma una volta non bisogna andare in Sila per vedere la Via Lattea. Bastava prendere la macchina, fare 2 chilometri da casa mia, ero in montagna, non in Sila ma sulla catena costiera, vicino Rende, vicino all'università, e si vedeva un cielo stupendo, ma anche dal mare mi ricordo si vedeva la Via Lattea. Adesso la Via Lattea, io quando faccio lezioni chiedo sempre agli studenti: ma l'avete mai vista la studente? Se va bene uno alza la mano. E quindi adesso i cieli bui stanno scomparendo, in Calabria ancora si vede, in Sila, però il livello di inquinamento luminoso sta crescendo perché le luci artificiali sono quello che sono, eh? E poi c'è anche un inquinamento dello spazio, ci sono tantissimi satelliti, si parla di più di 10.000 pezzi di cose che girano sopra le nostre teste e che inquinano. Cioè, se tu vai in un posto buio e guardi, vedi delle cose che spesso non sono aerei, perché gli aerei lampeggiano, sì, quelli sì, non certo. Lampeggiano e si muovono molto rapidamente, sono anche di colore rossastro delle volte, quelli sono satelliti. Ah, vedi, ecco, abbiamo appena appreso la prima curiosità dello Space Corner: quelli che guardate nel cielo non sono aerei, ma... No, ci sono anche gli aerei, aerei lampeggiano, questi no, perché si vedono o dopo dopo il tramonto, anche qualche ora dopo il tramonto, perché riflettono la luce del sole. Per noi il tramonto è già avvenuto perché siamo bassi, i satelliti sono più alti, il sole ancora lo vedono e quindi riflettono verso di noi la luce del sole, quindi sono luminosi per questo motivo e si vedono ad occhio nudo. Perché uno tante volte pensa all'inquinamento luminoso dato dall'illuminazione pubblica, dall'intensificazione della luce artificiale. Uno non ci pensa che c'è inquinamento anche atmosferico anche oltre. Quello disturba, allora l'illuminazione artificiale chiaramente disturba le osservazioni scientifiche, però uno va nel deserto, no, per esempio, dove ci sono i più grandi osservatori si trovano in posti desertici, insomma, dove non ci sono abitazioni, non ci sono strade, però ci sono anche questi satelliti che interferiscono sulle osservazioni scientifiche, perché io per esempio sto guardando una cosa con un telescopio, quindi devo fare una posa molto lunga e in quell'intervallo di tempo tranquillamente passano satelliti, perché ce ne sono tantissimi. Questa è la civiltà, voglio dire. Ti piace il cellulare? Vuoi che prenda il cellulare in ogni dove, con la 5G. Esatto, queste sono le conseguenze. Il massimo del segnale. Però per le generazioni future sarà un grande danno, perché loro non avranno più accesso al cielo buio. Cioè, già adesso. Una domanda invece sulla sua professione. Lei è docente presso l'Università della Calabria. Qual è la situazione tra le nuove leve?
c'è ancora interesse, c'è interesse su, per le materie STEM, e soprattutto qual è il rapporto in percentuale tra uomini e donne? Allora, l'Italia, uomini e donne, siamo messi bene rispetto ad altri paesi, però comunque si parla di numeri, insomma, bassi, circa un quarto più o meno. E, a livello studentesco ci sono tante ragazze anche brave. E, all'inizio, cioè, diciamo che nel, quando si parla di studente all'inizio della propria, ce ne sono abbastanza. Poi man mano che passa il tempo, questo rapporto uomini e donne diventa più problematico, perché quando si parla di persone che sono di generazioni più vecchie, diciamo, questo rapporto è peggio. In più le donne hanno comunque più difficoltà a fare carriera, anche chiaramente nel settore delle STEM. Le cose stanno cambiando piano piano, si spera un giorno ci sarà totalmente pari opportunità. Pari opportunità, non è che, cioè, ecco, esatto, cioè donne che vengono trattate come gli uomini, ancora no. Perché ancora stiamo anni luce indietro, proprio parlando in termini scientifici, ma anni luce indietro rispetto a dobbiamo essere realistici e dire la verità, soffriamo tutti di pregiudizi, tutti, uomini e anche le donne, e quindi queste sono le conseguenze. Ma cioè, il pregiudizio va superato, perché tagliare parte della società a certe carriere è un danno per la società intera, perché si fa meno progresso. Cioè, voi immaginate per esempio i paesi arabi, alcuni paesi arabi, non lo so, l'Arabia Saudita, dove le donne fino all'altro giorno non, alle donne guidavano, non era, non gli uomini c'era. Non permettevano alle donne di guidare, adesso si certo. Può fare, però hanno combattuto delle battaglie queste donne. Sì. Diciamo che loro sono indietro rispetto a noi, ma 60-70 anni fa era così anche qui. Anche in casa nostra, certo. Voi l'avete visto il film C'è anche domani? Datemi spoiler, perché ancora non l'ho visto. Vabbè, ma è una sono riuscito ancora. No, non ti sto raccontando però la storia. È la storia delle però, nostre mamme e delle nostre esatto, nonne. Esatto, era l'epoca del primo dopoguerra. E quindi raccontano storie che sono le storie, appunto, storie di casa nostra. Certo. Esatto, sì. E quindi il consiglio che la professoressa Savaglio dà ai suoi studenti, qual è? Io dico sempre: se avete un sogno, perseguitelo, perché lì potete dare il meglio. Ma il problema spesso che hanno i giovani d'oggi è che hanno troppe opportunità, e stranamente, quando ci sono troppe opportunità, è difficile scegliere. Ed è difficile perdersi. Noi avevamo poche opportunità e quelle che si presentavano le prendevamo senza avere dubbi. Adesso stranamente è quasi praticamente più difficile, nonostante dovrebbe essere, diciamo, essere fortunati tra virgolette, però avere la vita troppo facile alla fine non sempre aiuta. Anzi, bisogna conquistarsele le cose. Perché la felicità arriva quando tu superi quell'ostacolo. Se quell'ostacolo non c'è, non è esattamente che puoi dire ce l'ho fatta, ecco. Dottoressa, su queste parole, su questo messaggio rivolto soprattutto ai giovani, noi la ringraziamo per averci concesso questo tempo, e vi invitiamo a seguire ancora i nostri canali social per scoprire tutte le curiosità su Donne fra le stelle.